Mi lasci dire con particolare soddisfazione che una presenza muscolare della Sicilia nei numeri delle aziende presenti, ma soprattutto per ciò che riguarda i risultati, quindi 147 aziende cantine vitivinicole presenti nel padiglione Sicilia, 27 dell'olio extravergine d'oliva premiate spesse volte, 27 aziende appunto al padiglione del Sol, ma soprattutto una Sicilia del vino che cresce con ritmi di crescita particolarmente importanti che dimostrano che da un lato il grande lavoro, la lungimiranza e l'intelligenza degli imprenditori che in questi anni hanno saputo aggregarsi, hanno saputo lavorare sulla strada della qualità e hanno saputo promuovere il vino con un rapporto virtuoso, sinergico fra pubblico e privato che ha fatto sì che abbiamo speso tutti i fondi che l'Unione Europea ci mette a disposizione con l'OCM Vino nell'ultimo biennio. Siamo stati particolarmente, fra l'altro, premiati perché con la prossima campagna OCM del prossimo biennio siamo la regione italiana che ha maggior finanziamento e questo ritengo sia dovuto al fatto che abbiamo dimostrato non solo di saper spendere tutte le somme, ma se guardiamo i risultati, registriamo quest'anno la crescita importante. Voglio citare un caso fra tutti che è emblematico della crescita e del lavoro che si è fatto, la DOC Sicilia, che in un anno è passata da 29 milioni di bottiglie di vino, quindi di imbottigliato, a oltre 80 milioni, con una crescita che è del più 173%. Accanto a questo, crescita significativa anche della DOC Etna, ma tutto il mondo del vino che si sposta verso la strada dell'imbottigliamento e quindi della qualità che cresce. Quindi questo ci lascia dedurre appunto che non solo abbiamo speso i fondi comunitari, ma questi numeri dicono che li abbiamo spesi bene e questo non può che essere di buon viatico per i successi dei prossimi mesi, dei prossimi anni. Abbiamo già notizie del trend dei primi mesi dell'anno 2019, probabilmente un altro anno saremo qui a festeggiare, anzi, mi lasci dire certamente, traguardi ancora più importanti. Il mondo esce da anni di difficoltà, chiaramente c'è un grande entusiasmo, una grande energia. Io poi ho avuto modo di parlare con molti degli addetti ai lavori, cercherò di farlo con tutti, registro da parte di tutti grande entusiasmo, ma soprattutto grande soddisfazione perché ormai il Vinitaly è nella fase conclusiva e quindi è anche un momento di bilanci e ho notizie certe che le nostre cantine sul piano della contrattazione, dei business, dell'affermarsi nei mercati nazionali e internazionali stanno andando davvero forte. Abbiamo un padiglione particolarmente invaso da parte non soltanto di curiosi perché anche la scelta di Verona Fiere di selezionare attraverso un ticket importante gli ingressi fa sì che spesse volte accade che il padiglione non solo in termini quantitativi, come dire, invaso da tanti interessati, ma anche dal punto di vista della qualità degli addetti ai lavori presenti, parliamo di particolari eccellenze di carattere mondiale che vengono qui, assaggiano i nostri vini, contrattano, racchiudono contratti. Quindi una Sicilia che dimostra di aver toccato punte importanti sul tema della qualità e adesso è compito di questo governo anche far sì che questo modello di organizzazione, di sviluppo e di promozione possa man mano contagiare altri comparti della nostra agricoltura che certamente non godono di questo favore, di questo momento, ma la ricetta è nota, va praticata con lo sforzo di tutti. Da un lato la regione, il governo della regione che deve reperire i finanziamenti, deve scrivere le regole del gioco e poi deve fare un passo indietro lasciando agli imprenditori la loro voglia di innovare e di competere. Deve far sì che questo importante settore, che è il pilastro strategico del modello di sviluppo della Sicilia, assieme al turismo e assieme a pochi altri, si possa veramente affermare e possa far sì che questa ricchezza si tramuti in vera occasione di crescita non soltanto economica ma anche occupazionale e quindi sociale. Nonostante è noto anche per il blocco delle assunzioni del pubblico impiego, quindi una macchina di dirigenti funzionari che nei numeri si va a depauperare, però devo dire che è con l'accelerazione che abbiamo dato sul programma di sviluppo rurale, ma anche come casi come questi che diventano emblema, un assessorato che dimostra comunque di sapere lavorare, di saper accompagnare nei modi e nei tempi, spesse volte, non sempre perché ancora dobbiamo migliorare, ma questi processi di crescita e questi processi di promozione.